Guarda quanto è bello il nostro personaggio, incredibile, con l'armatura nuova, perché ho farmato un pochettino off camera e come potete vedere finalmente il nostro protagonista ha sia l'elmo di metallo raffinato che l'armatura di metallo raffinato. Ovviamente continuerò a farmare il carbone perché per fare le armi, e le armi che intendo incredibile sono la doppietta che ho sbloccato con i punti esplorazione che abbiamo fatto insieme nello scorso episodio, e l'altro è il fucile a colpo singolo. Alle armi ci arriviamo, però intanto ragazzi abbiamo l'elmo buono, la razza buona e soprattutto ci siamo fatti anche lo scudo ultra che abbiamo fatto nello scorso episodio, incredibile. Queste sono le cose che ho fatto, ho farmato un po' di carbone sempre nel punto sus nel deserto dove c'è quel pal fortissimo al 47 che non mi ricordo mai come si chiama, Anubis giustamente, che un giorno cattureremo, incredibile. Siamo al 40, ora che siamo al 40 potremo cominciare a catturare pal un pochino più interessanti, incredibile. Ho praticamente finito tutti i materiali perché ho costruito un po' di cosine oltre aver farmato il carbone. Prima cosa incredibile che ho fatto è stata questa specie di cupolotta rossa, aumenta la velocità di tutte le attività che hanno a che fare con l'agricoltura, incredibile. Poi ho fatto questa torcetta qui, che sembra una cosa stupida, ma in realtà aumenta la produzione di che cosa questo? Ah, dei pal che usano attacchi di fuoco, nello specifico, per fare i lingotti incredibili. Qui ho fatto un'altra cassa incredibile. Le uova ancora non sono pronte. Poi avevo fatto un'altra... Ah, qui ho messo a fare il polimero perché mi serve per le armi. Qui ho fatto il ceppo per aumentare la produzione del legno, incredibile. E qui ho fatto il mio primo container, dove ci ho messo di tutto, ragazzi. Guardate la roba che c'entra dentro. E probabilmente ne dovrò fare altri. Il problema è che, come vedete, la mia base comincia a essere piccola. E voi giustamente mi direte: ma tu le hai completate le altre due basi che ci avevi fatto vedere in una marea di episodi fa? No ragazzi, ne ho completata una sola, l'altra non l'ho mai completata. Da una parte dovrei tipo smontare tutta la mia base e ricostruirla sus, però ammetto che ci vuole veramente tanto tempo ragazzi, vi stavo appunto dicendo che non ho neanche finito le altre. Poi fammi pensare, qui ci prendiamo questi proiettilini sus. Allora ragazzi, in questo episodio incredibile tornerà l'esplorazione pazzesca, perché il carbone me lo sono preso off camera. Quindi ragazzi, io avrei due idee: o continuare qui il giro per la montagna, perché è l'ultima zona che secondo me è pregna di contenuto, perché è vero che ci sono questi buchi qua in giro, quindi massimo ci sarà qualche altro alfa pal minore, però le montagne sono una zona che mi incuriosisce veramente tanto. E l'altra cosa sarebbe tornare in queste isole sus e catturare i pal. La cosa più sus è fare questo. Quindi ragazzi, oggi si va nella montagna, incredibile. Ora, l'unico problema è che io ho questa armatura fichissima che purtroppo non potremmo usare, perché purtroppo mi serve da roba con resistenza al freddo, incredibile. Quindi la vedremo nei prossimi episodi. Città nel deserto, e si va. Allora, abbiamo un po' di sfere pal blu, verdi e gialle. Vabbè, principalmente ci serviranno le gialle e le verdi. Prima cosa vorrei andare a vedere questa qui, che è una delle altre torri, perché ipotizzo sia o la quarta torre o la quinta torre, ragazzi. Adesso non so, incredibile quale sia l'ordine pazzesco, però, come dire, io già sono rimasto traumatizzato dalla terza torre, ragazzi. Quindi figuratevi provare a fare queste torri qui. Suzaku al 41. Questo sembra un pal interessante. Tra l'altro questo vola, eh. Oh, li facciamo male al signorino, eh. Grande. Ok, fai male signorino, fai male. Ok, buono. Quello ragazzi lo regalo solo perché potrebbe essere un grandissimo pal nuovo da usare volante. Ok, mi ha messo fuoco, non è un buon segno. Colpo d'acqua incredibile. Dai. Perché mi fa la pioggerellina? Vabbè. Ragazzi, la situazione sta diventando un po' problematica. Non mi aspettavo una violenza simile da parte di quel pal. Ok, siamo quasi morti. Non promette bene. Ok, ragazzi, è tremendamente aggressivo. Io credo la fuga sia l'unica soluzione, almeno per adesso. Abbiamo levato metà vita, si può fare. Ragazzi, non molla, eh. Niente, mi deve ammazzare per forza. Ah, dovrebbe essere despawnato quell'affare. Ah, certo, poi io ragazzi sono un pollo perché sto ancora nella zona del deserto e mi metto la roba al freddo, quindi vabbè, top furbizia. Ragazzi, niente, abbiamo perso il pal volante figo. Sono solo scappato un attimo. Serio, è sparito completamente, non c'è più. Ragazzi, questa zona è un inferno, eh. Ci sono rimasto male, ragazzi, peccato. Ragazzi, la mia fuga era per tornare carico a combattere, quindi era una fuga programmata. Non mi aspettavo che il pal sparisse. Gli avevamo levato metà vita. Peccato, ragazzi, lo catturerò off camera quell'affare. Però quello potrebbe essere il nostro nuovo pal volante.
Sembrava un artiglio più figo. Intanto sblocchiamo questa. Grande artiglio. Ormai artiglio, ragazzi, si è invecchiato parecchio, eh. Cioè, artiglio, ragazzi, ce lo stiamo portando veramente tantissimi episodi, eh. Credo sia ora di cambiare mount volante, ragazzi. Comincia a essere veramente lentino. Ci metto 40 minuti a arrivare laggiù. Ah, eccole le dazzi, vedi? Queste, ragazzi, ne avevamo trovate, mi pare, una in gabbia nei primissimi episodi. Io vi ho sempre detto, ma dove si droppano le dazzi? Perché, tra l'altro, con le dazzi, se le elimini, puoi farci una specie di nube viola, che ipotizzo sia quella che loro usano per muoversi, che ti riporta alla base più vicina. Però la puoi fare solamente se hai tipo tre pezzetti di nuvola che si droppano dalle dazzi. Quindi, però, insomma, non mi sembra una cosa necessaria, incredibile. Accendiamo questa torre qua. A sto punto attiviamo questa torre. Ragazzi, io non c'entro perché, ripeto, non c'ho coraggio, sinceramente. Fin quando non elimino la terza torre, io neanche entro nelle altre due torri, ragazzi. Proprio neanche... Neanche ci provo, ragazzi. Neanche ci provo. Per carità, già è difficile quella, non oso immaginare questa com'è. Allora, ora torniamo qui e andiamo verso di là, che dovrebbe essere la montagna sus. Giuro, ragazzi, se ribecco un altro di quei cosi volanti, riprovo a catturarlo. Però... con saltina non era andata male, perché gli faceva veramente danno. Giustamente acqua, questo è fuoco. Qua ci sono i Nightwing al 35. No, ma deve essere un pal non comune, perché vedi, non spawna sempre in quest'area qua. Questo forse è un piccolo problema di Palworld, il fatto che le aree post mid game sono troppo esageratamente avanzate, capito? Cioè, io l'avrei fatto un pochino più basse di livello. Cioè, è possibile che solo l'area centrale in questo gioco è vivibile, il resto è soltanto un inferno? Proviamo a catturare di nuovo quell'affare. Vai. Ok. Ok, vai, saltina. Ok. Saltina. Ok. Ragazzi. Quanto fa male sto coso. Ok, wow, che schivata sus, eh. Ok, via, 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 Meno male che ho fatto un po' di proiettili, ragazzi. Giustamente. Ah, fantastico. Ci vogliono quelle gialle qua, eh. Ok, proviamo, ragazzi. Perfetto. Bene. Purtroppo ne ho pure poche gialle, ragazzi. Dai, 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 dai. Dai, ti prego. Wow, ragazzi. Tanta roba, ragazzi. Tanta, tanta roba. Suzaku al 42, ragazzi. Non male. Non male. Per il prossimo episodio, ragazzi, cercherò di fare la sella per quell'affare. Così per un po' useremo lui, perché, appunto, secondo me potrebbe regarci delle forti soddisfazioni. Più che altro, ragazzi, Artiglio comincia a essere un po' vecchietto, ve lo dico, eh. Allora, io direi di andare a provare a sbloccare i teletrasporti di quest'altra torre. Quindi sono 5 le torri totali in Palworld, tolta quella che sta a Sakurajima. Qui c'è un altro dungeon assurdo. Che poi questa è tutta zona del deserto, ragazzi, ma la montagna dove sta? Un altro Suzaku al 40. Questo credo sia carbone, quindi pure qui c'è il carbone sus. Cerchiamo di evitarlo perché... Perfetto, ragazzi. Appena ho detto cerchiamo di evitare quell'affare perché non mi va di affrontarne un altro. Via, 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 via. Allora, ragazzi, lentamente ci stiamo andando avanti, eh. Arriverà il punto, ragazzi, mi toccherà mettere per forza artiglio, perché qui vedo che il percorso è abbastanza sus, eh. Ragazzi, avevo detto di andare in montagna, ma per adesso siamo ancora nel deserto, ragazzi. Questa zona del deserto è immensa. Per carità, io sono già contento che abbiamo catturato un palo al 42, quindi GG veramente. Tra l'altro non me lo dovrebbe nerfare di livello, perché adesso sono al 40, giusto? Quindi tecnicamente è un bel palo al 42. Uno dei più forti che abbiamo. E forse lo potremmo usare pure contro la terza torre, perché fuoco... Attenzione, non gli faceva male a quel coso elettro, quindi GG, Beacon! Questo lo volevo tantissimo, perché mi aveva invaso in base, ma non ero mai riuscito a catturarlo al 35. Ora lo catturiamo, sto uccellaccio. Vai, Gelina! Ok, ci ha salvato il muro. Via, via! Mamma mia, che danno assurdo. Vai, Gelina, vai, tesoro! Ok. 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 Abbiamo 79 verdi, eh. Dai.
Dai, molto bene. Questo pure mi sa che lo possiamo cavalcare tantissimo, quindi GG. Poi un altro palco ho visto qua, è un Serfant di terra, che mi sa che non ho mai trovato, quindi ne vorrei catturare uno al volo. Mi sa che quel Serfant di terra, ragazzi, sta per morire. Già, me l'hanno ammazzato. Perfetto! E mi sa, ragazzi, che in montagna non ci arriviamo oggi, ragazzi. Mi sa che ci facciamo la zona del deserto. Io ero convinto che ci fosse la zona delle montagne, ma ho sbagliato proprio i miei calcoli. La zona delle montagne è laggiù. Un Dinosom al 47. Qui c'è un Serfant al 32 e al 34. Questo ne vorrei catturare uno, se ci riesco, eh. Ok. Ok, ah, ne abbiamo a gradi 3. Beh, non era proprio la mia idea, però me ne bastava uno. Ragazzi, quanto è bello quando i pal hanno uno di vita, ma nonostante quello combattono. Quanto è bello. Niente, ragazzi, questo Serfant ha due di vita, ma lui combatte ancora. Niente, ragazzi, non vuole entrare. Ok, abbiamo catturato pure un Serfant di terra. Molto bene. Allora, qui mi segna un Dinosom Lux al 47, ragazzi, che io neanche ci provo, perché, ragazzi, al 47 è un po' tantino. Andiamo avanti, ragazzi. A sto punto la montagna ho calcolato male, ragazzi. Io volevo andare lì, penso, invece abbiamo fatto quest'altra zona incredibile, ragazzi. Vabbè, esploriamo questo deserto sus, magari ci sono altre sorprese. Mi sa che qua dentro c'è il Dinosom al 47, che però, ripeto, lo lascerei lì, perché, insomma, al 47 lo vedo veramente troppo duro. Un altro Beagon al 37, ma l'abbiamo catturato prima. Ragazzi, che cazzo è questa roba, scusa? Lovander. Ma appare una milfona. Ma che sei, un sogno erotico furry venuto male? Ma è inquietantissima, guardala! Ma scusami, signorina! Tocca catturarla questa, eh? Questa, secondo me, se la metto in base rende felici tutti quanti i miei pal. Necromus e Palladius al 55. Siamo oltre l'endgame qui, ragazzi. È il primo pal che troviamo al 50. Va bene, ho capito, dobbiamo andare via alla velocità della luce, però adesso almeno una Lavender la voglio catturare. Eccola laggiù. Signorina! Non ha sentito niente. Allora, Potenza, è il momento di rendere soddisfacente la tua carriera da pal. Potenza, ti prego, rendimi orgoglioso. Ok, il colpo in testa gli ha fatto male. Ma perché fa le posine? No, 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 via, via, via. Ok. Ma guarda che animazioni che ha! Non ha senso! Ok. Catturiamone una. Purtroppo, ragazzi, devo usare tutte le mie sfere gialle, perché... Ah no, ok, meno male. Wii-u! Ok. Lovander, resistenza infinita. Ma scusami, ma che diavolo di creatura è questa? No, ragazzi, sono stupito perché, insomma, io i social li conosco, ragazzi. Ho visto cose che voi umani non potreste mai capire sui pal. Ma questa creatura non me la sono spoilerata. Non so come è possibile questa cosa. È strano, mi capite, ragazzi? È strano veramente. Ma dov'è? Vabbè, questi non hanno senso, questi pal. Lovander. Ah, beh, ecco, Serfant numero 69. Complimenti, Palward, top. Cerca sempre compagnia per una notte d'amore. In anni recenti ha iniziato a insidiare non solo i pal, ma anche gli esseri umani. Ragazzi, a parte che droppa tipo le torte, droppa. Cioè, volendo, se io farmo loro, potrei rifarmi quell'affare per far accoppiare i pal. Ah, e lei droppa le torte, va bene. E beh, ragazzi, ora metto in base questo affare, per forza. Va bene, ok, non mi aspettavo una creatura simile, però va bene, Palward, mi hai stupito. Cioè, sono confuso tra la combo pal assurdi al 55 e un pal milf furry. Però grazie a Lovander, ragazzi, ho in mente quale miniatura metterò come immagine di questo video incredibile. Comunque, vedi che hanno messo un sacco di questi bracconieri con il Gatling, che sono fortissimi, io ve lo dico. Devo cominciare, ragazzi, a farmi solo le sfere gialle. Le sfere giga, ragazzi, non sono neanche quelle più forti, ci sono le rosse, le viola. Non oso immaginare quante risorse servono per quelle sfere lì. Ai 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 ai.
Allora, torniamo un attimo alla base, ma... Allora voglio fare una cosa, prendiamo Vixie, la leviamo un attimo, in caso la possiamo sempre rimettere al lavoro. Qui mettiamo i pal per livello. Ah, niente ragazzi, livello 42 me l'ha messa al 40, mannaggia, però sicuramente faremo la sella per lui. Lovander al 39, ragazzi. Ah, l'Umpu Butan c'ha 3 a legna. Ragazzi, tocca mettere anche lui in base, eh? Allora, facciamo così, mettiamo Lovander al posto del cinghiale e mettiamo il Wumbo Botan qui a darci una mano. Su Zaku ce la mettiamo assolutamente in squadra, ragazzi, appena faccio la sella per lei. Mi servono 4 punti, ragazzi. 4 punti per sbloccare la sella di Su Zaku. E poi ci serve il Paldium, che assolutamente si può fare incredibile. Allora, apriamo qualche uova. Un Su Zaku d'acqua! Però è livello 1, ragazzi, perché abbiamo trovato una nuova. Esiste anche la sua versione d'acqua, molto figo. Ok. Un Robin Quill. Beh, chi è che non vuole un Robin Quill, ragazzi? Ne abbiamo trovati solamente 150 miliardi. Ah, si sta facendo il bagno? Cioè, appena l'ho messa a lavorare, subito si fa il bagno? Ragazzi, io non ho veramente parole, ragazzi. Non ho veramente parole. A me fa ridere il movimento di questa creatura. Ma come hanno pensato questa creatura, scusatemi? Ragazzi, avete presente? Se giocate Elden Ring, avrete presente quello shorts che gira ultimamente, dove c'è l'immagine del protagonista che è alto tot metri e vicino c'è l'immagine di Marika, no? Un personaggio leggerissimamente importante in Elden Ring che è alta tipo 4 metri. Vedere lei così gigante rispetto al nostro protagonista mi ha fatto venire in mente quello shorts lì, che poi inizia dove ti fa vedere la differenza di altezza tra il protagonista e Marika e poi ti mette dei frame sus di un video, come dire, hard su Marika. Ecco, mi è venuto in mente quel meme lì, però con il nostro protagonista e questa creatura qui, ragazzi. Però è meglio non indagare ulteriormente, anche se probabilmente al nostro protagonista, secondo me, Lavander, numero 69, eh? Vabbè, ci siamo capiti. Allora, la zona delle montagne ce la facciamo nel prossimo episodio, ragazzi. Possiamo esplorare questo blocchettino qui, ragazzi, e poi continuiamo nel prossimo video, perché adesso non mi va di sprecarmi la zona delle montagne adesso, ragazzi. Quello potrebbe venire un altro bel video, quindi io vorrei, se riuscissi a trovare una torre da sbloccare, sarebbe veramente super top, ragazzi. Vabbè, ragazzi, in caso, per il prossimo episodio cercherò di trovare almeno una torre, così proviamo questo nuovo pal volante incredibile che secondo me potrebbe regalarci delle forti emozioni, perché se Artiglio è stato con noi così tanto, secondo me questo pal potrebbe essere ancora meglio. Ragazzi, che fortuna, abbiamo trovato un beacon al 29 alfa boss qui in mezzo, che non avevamo minimamente trovato, quindi se lo catturiamo ci dovrebbe dare un punto. Vai potenza, sei tutti noi potenza, vai dai. Che poi ragazzi, non ho catturato adesso uno molto più forte, però vabbè. Wow. Gli abbiamo tolto, niente. Sai chi voglio provare? Questo pal qui che abbiamo catturato l'altra volta. Wow, è fortissimo! È assurdo! Ammazza, avvelena tantissimo, wow! Ok. Dai! No, ragazzi, mi ha dato un punto tecnologia antica, mannaggia. Che peccato. Prossimo episodio, prometto, troverò una torre, troverò qualsiasi cosa che mi dà quel punto sus. Però, dai, abbiamo trovato un altro alfa boss che, insomma, ci ha regalato un altro punticino viola. Non male, ragazzi. Certo, fa ridere che ho catturato poco fa il pal pennuto elettrico e abbiamo trovato il suo alfa pal. Vabbè, va bene così. Ma scusami, questo non è il Mimic, scusami. Ma no, guardalo! Scusami, ma quanto è veloce! Ah, se non lo catturi il Mimic scappa via! Sei serio? Wow! Ragazzi, per il prossimo episodio farmerò un punto esperienza, così farò la cavalcatura per Suzuka e con lei andremo nelle montagne innevate. Incredibili, sperando di riuscire anche a costruire qualche arma nuova, così la proviamo, sempre pazzesco, allucinante e incredibile. Ovviamente, ragazzi, che cosa c'è con voi? E ci vediamo al prossimo episodio.